Ci sono delle cose che mi onestamente mi fanno arrabbiare tanto, soprattutto il fatto di non dare peso a quello che io dico nella conferenza stampa pre-gara. Probabilmente voi pensate che io lo dica perché reciti un copione ormai collaudato quando parlo della forza degli avversari e quando parlo che noi quest'anno non mi ricordo quanti giocatori abbiamo cambiato e non è né la PlayStation né Premier Manager. Ci vuole del tempo per far coesistere e trovare degli equilibri in una squadra di calcio quando si cambia tantissimi, tantissimi giocatori. Rimango dispiaciuto perché è finita la stagione l'anno scorso, mi sono domandato chissà cosa succederà se un giorno perdessimo 4-5 partite, è bastata perderne una con una delle favorite del campionato per leggere dei commenti che onestamente non mi sono assolutamente piaciuti. E quindi è normale che non è che ho della rabbia, sono proprio incazzato nero. Penso di aver perso tante partite nel calcio, quindi una più, una meno non è che mi cambia la vita, però proprio perché ho perso tanto so quanto fa male la sconfitta e quanto fa male sempre, o forse anche un bene, non lo so, comunque sicuramente. Abbiamo capito che non abbiamo crediti nei confronti, cioè non dobbiamo aspettarci crediti da parte di nessuno per quello che è stato e quindi dobbiamo archiviarlo il campionato. Probabilmente, come è giusto che sia, come succede a tutte le parti, forse tra 20 anni beneficeremo del campionato dell'anno scorso. E quindi bene, secondo me è una bella notizia che probabilmente ci dà una sveglia, una scossa un po' generale, no? Perché è bene subito capire l'aria che si respira. Diachite e Capanni non è compito mio, è roba del Staff medico, staff medico, quindi non sono a mia disposizione, non li sto allenando. E per quanto riguarda Martella, verifichiamo tra oggi e domani quali sono gli eventuali rischi, non solo dal punto di vista tattico, perché ovviamente ha fatto solo pochi allenamenti con noi e quindi diciamo ancora non è che è dentro rodato come noi vorremmo essere, no? Arriva ora, giocatore forte, grande esperienza. Ma ovviamente questa settimana lui ha già patito un po' i nostri metodi di allenamento al quale lui non era abituato e ha, diciamo, un po' di fatica l'ha fatta a stare al passo con i nostri ritmi. Io faccio un discorso diverso, che una squadra che fa 90 punti con un certo assetto e che fa una campagna acquisti in una certa maniera, non ti deve neanche venire in mente che io possa cambiare modulo. Non ti deve neanche sfiorare l'anticamera del cervello, perché se non bastano 9 punti, no, 90 punti, 30 vittorie e 18 record e dire che i giocatori sono stati messi nei posti giusti e capire che questa rosa ha 8 esterni, 8 su 20 totali, vuol dire che noi, se noi si cambia modulo, vuol dire che io ho 12 giocatori a disposizione per poter fare 38 partite, se riuscirò a farne 38. Sì, va benissimo, tutto vero, tutto Allora, scritto, prima di ma non scrivere è una complicato cosa che fa anche a questo, me mi è piacerebbe, semplicemente un'ipotesi. ma te pensi che Allegri, che è più bravo allenatore che è in Italia, no? È più bravo allenatore che in questo momento è in Italia, ma se avesse potuto non avrebbe fatto giocare tutti insieme Sì, Dybala, però adesso, Ronaldo, la nonna, la infatti, misorella, ma sono no? Beh, ipotesi, suppone, penso, no? avrebbe giocato la C'era Juve in fase solo una difensiva. squadra che è riuscita a giocare con i figurini, tutti insieme, il Real Madrid. Il Real Madrid, quando c'era Ancelotti, giocavano 8 attaccanti, 7 centrocampisti. Però Noi scusami, non si può cioè, fare. adesso.